Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Ieri si è tenuto il Consiglio europeo, il summit dell'Unione europea dei 27 capi di Stato. C'è stato prima un incontro anche con il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. È stato ufficialmente definito in fase di annuncio un vertice di guerra con l'obiettivo di preparare i cittadini a possibili crisi di sicurezza. Niente meno, questo è stato definito come annuncio in preparazione che introduceva appunto questo Consiglio europeo. Ne parliamo oggi nel nostro appuntamento consueto del venerdì con Davide Rossi. Ciao Davide. Buongiorno, bentrovati a tutti. E benvenuto, ben ritrovato ad Armando Savini, economista e saggista. Ciao Armando. Ciao Carlo, ciao Davide, buongiorno a tutti. Vediamo qui in sovraimpressione il libro nuovissimo che è uscito di Armando Savini, appena pubblicato per Chaos Mega, Le radici del male, da Malthus a Bergoglio, quando il genere umano non è perfettibile. Di questo magari, Armando, ne parleremo nelle prossime settimane, di questo tuo nuovo saggio. Senti Davide, allora, questo Consiglio europeo, ecco, qual è il clima, quali sono le parole che escono da questo Consiglio? Sono parole di allarme, rullano i tamburi di guerra a Bruxelles. Ci sono un copione che abbiamo già visto in altre occasioni, e cioè quello della trasmissione all'opinione pubblica di un senso di emergenza per un pericolo che è alle porte e che serve ovviamente a giustificare tutta una serie di provvedimenti e di svolte che poi vengono prese di conseguenza dai gruppi dirigenti europei e dagli stati nazionali membri, e che comportano ovviamente delle conseguenze nelle nostre vite, nella vita delle istituzioni a cui siamo sottoposti. Qui, diciamo, si è alzato il livello dei toni da alcuni giorni, proprio in preparazione di questo Consiglio d'Europa. Ricordiamo che già da tempo Macron, il presidente francese, promette l'invio di soldati francesi in Ucraina, quindi con un confronto militare diretto. Si parla di tra i 1.000 e i 2.000 militari francesi che sono in preallarme per la partenza. Il direttore dei servizi segreti russi, ci riporta l'agenzia TASS, dice che gli risultano questo tipo di movimenti, e che quel gruppo di militari francesi, se dovesse arrivare sul suolo ucraino, diventerebbe, dice il direttore, obiettivo militare privilegiato. E a quel punto, ad esempio, si pone il tema se, volendo andare dietro a questo tipo di narrazione, se il titolo quinto del trattato della NATO, che prevede l'intervento obbligatorio degli alleati nel conflitto nel caso in cui uno dei paesi membri venga attaccato, si porrebbe in un caso di questo genere. Siamo su un piano squisitamente anche giuridico, cioè se un contingente francese dovesse essere attaccato dalla Russia in Ucraina, cosa succede a livello di solidarietà NATO? Ecco, insomma, si pongono tutta una serie di temi, ma io credo però, e se vorrete lo posso fare adesso, lo facciamo più avanti dopo aver dato la parola ad Armando, che per una serie di ragioni oggettive, quindi per una serie di ragioni che attengono alla capacità militare degli eserciti europei, siamo di fronte all'ennesimo fumo negli occhi, all'ennesima forma pensiero per suscitare paura e preoccupazione nelle popolazioni, e finalizzata a una serie di misure che sono di tipo finanziario più che squisitamente bellico. E poi ne parliamo fra poco nel corso della, proprio nello sviluppare i temi dell'intervista. Armando Savini. Guarda, io condivido l'analisi di Davide, anche perché ci sono degli elementi molto importanti che ci fanno capire. Davide giustamente richiamava, no, i 2.000 soldati francesi. Ricordiamo che Macron parla di economia di guerra da parecchio tempo, da qualche settimana, rilasciò anche un comunicato tempo fa. Anche leggevo la dichiarazione di Zelensky, che dice: non vogliamo truppe ma addestratori.
Quindi questo già ci fa capire, poi anche già anche gli ammonimenti russi, sentivo tempo fa si parlava di missili e quindi sembra che Putin, ma la Russia abbia missili tale che potrebbero distruggere 650 chilometri quadrati. Senti, Armando, a proposito di missili, ieri a margine quindi della in risposta, diciamo, no, al Consiglio europeo, Zelensky ha detto che sulla fornitura dei missili da parte degli Stati europei e dell'Unione europea quel confronto è stato umiliante. Quindi mi sembra che tante chiacchiere probabilmente, ma dopo, insomma. Io non mi intendo di strategie militari, però ecco, da quello che si sa in maniera oramai, lo sanno tutti, anche l'uomo qualunque, la Russia dispone di un arsenale quasi unico e che l'Europa fino adesso ha dato parecchie armi all'Ucraina, quindi si è anche un po' svuotata la polveriera. Ma io volevo esaminare due elementi molto importanti dello scenario economico e finanziario in questo momento in Europa, perché come diceva Davide prima, qui si sta passando alla nuova crisi, al nuovo scenario, al nuovo bluff, no? Noi abbiamo avuto la pandemia con cui i soldi pubblici sono andati a Big Pharma, perché poi ricordiamo che quando entriamo in economia di guerra vuol dire aumentare il debito pubblico, aumentare la spesa per interessi e andare poi a rastrellare moneta attraverso i contribuenti. Quindi si sposta la ricchezza dai contribuenti, dalle famiglie, alle grandi lobby. Quindi dopo la Big Pharma che ha fatto soldi con la pandemia, dopo il settore green che sperava di fare soldi con le macchine e anche con il riscaldamento elettrico delle case italiane, eccetera, eccetera, ora è arrivato il momento delle lobby della guerra, dei signori della guerra, e bisogna quindi sfruttare la crisi ucraina per destabilizzare le economie e anche ripartire la ricchezza delle nazioni, quindi dai popoli alle elite. Però ci sono, come dicevo, alcune cose che fanno un po' pensare, perché se è vero che la signora Lagarde nel mese di giugno penserà di abbassare i tassi di interesse perché l'inflazione sembra oramai domata, dobbiamo sapere che quando c'è guerra corre anche l'inflazione e quindi c'è una tendenza a una politica monetaria restrittiva. Non è un caso che Gentiloni da parecchio tempo stia parlando di un fondo per la difesa, parlava addirittura ai bond per la difesa, parlava di bond per la difesa, cioè, ma ancora non ci siamo. Ricordo che il primo a parlare di bond europei fu Tremonti anni fa. Poi la Germania ha sempre posto il suo nein perché non voleva, no, accollarsi il debito dell'Italia, eccetera, eccetera. Ma ora che la Germania è in declino e che si vorrebbe entrare in un'economia di guerra, l'idea per rilanciare una possibile, forse unione fiscale, quella tanto temuta dai tedeschi, ma non solo, sarebbe l'ultima escamotage per salvare l'euro, perché, come dissi in una puntata tempo fa, a Vaso di Pandora, citando proprio il top economist di Chicago, no, Cochrane, l'euro ha un futuro solo se si arriverà a un'unione fiscale. Quindi o unione fiscale o solo unione monetaria dove possiamo contemplare il fallimento di stati e sembra anche di banche centrali, perché Bundesbank ha risentito di questi tassi alti, oppure il crack dell'euro. Quindi io credo che si stia cercando, attraverso la nuova crisi creata a tavolino, di andare a arginare questo problema e mantenere in vita, quindi un accanimento terapeutico sull'euro. Sì. Davide, vuoi intervenire su alcuni di questi punti? Perché abbiamo allargato il discorso, ma è molto interessante effettivamente. Sì, guarda, io dato che parliamo di libri, il mio libro L'economia delle emergenze, che è uscito all'inizio del 2022, insomma nella prima metà del 2022, intanto ricordavo che l'ex direttore del bilancio dell'amministrazione Reagan, David Stockman, spiegava che in quel periodo, quindi negli anni della cosiddetta pandemia, si era stampato più denaro di quanto gli Stati Uniti non avessero fatto nei 250 anni della sua storia precedente.
dice lui, è la più grande esplosione monetaria che sia mai avvenuta. E questa esplosione monetaria, che in realtà va avanti almeno dal 2008-2009, dalla crisi di Lehman Brothers, innesca inevitabilmente delle bolle finanziarie, quindi che, diciamo, assorbono l'effetto inflattivo che questo diluvio di denaro provoca, ma che a lungo andare non possono essere assorbite completamente da queste bolle. Quindi il fenomeno inflattivo, come abbiamo visto in questi ultimissimi periodi, c'è e non è affatto superato, come qualche volta ci viene detto, tant'è vero che la Federal Reserve è tutt'altro che propensa ad abbassare in maniera significativa i tassi di interesse. Di fronte a questo scenario, dove le banche centrali europee, e proprio ieri la Banca Centrale Svizzera ha tagliato da uno 0,25 i tassi di interesse, hanno invece un bisogno disperato di tagliare questi tassi di interesse, proprio perché, come diceva poco fa Armando, le stesse banche centrali hanno delle difficoltà di bilancio con questo rialzo repentino dei tassi di interesse. C'è quindi la necessità, da un lato, di fronte però a un fenomeno inflattivo che è ancora in corso, di tagliare i tassi di interesse e di però evitare contemporaneamente la cosiddetta stagflazione, cioè un fenomeno di inflazione alta con un'economia, come in questo momento cominciata dalla Germania, in recessione o comunque in forte rallentamento. Allora, in questo libro, citando il giornalista finanziario Mauro Bottarelli, si diceva proprio questo, che l'unico modo, scrivevamo, per scacciare il fantasma della stagflazione è operare sul PIL. Una crescita record, comunque uno forte booster all'economia, e la ricetta attualmente in apparente elaborazione, dato che già era appena iniziato il conflitto russo-ucraino, è ampiamente consolidata nella sua efficacia ed è il warfare, cioè l'economia di guerra, la vecchia cara economia di guerra. Spese militari, cui ovviamente vanno appaiate quelle di contorno, quindi stanziamenti sulla sicurezza interna, cibernetica, tecnologia e industriale, insomma un diluvio di soldi, che sono indispensabili al sistema finanziario, al sistema bancario internazionale, a cominciare da quello delle banche centrali. E questa è l'ennesima conferma di quello che stiamo dicendo già da anni e su cui si fonda il mio libro, e cioè che siamo in una fase storica dove le emergenze sono indispensabili, e lo vediamo, sono indispensabili affinché il sistema finanziario non crolli. Allora, scusami, adesso, Davide, stamattina, giusto per dire, leggevo nei quotidiani online, c'è l'emergenza idrica adesso. C'è l'emergenza, c'è il dispendio degli acquedotti che disperdono acqua, e parlavano anche a livello planetario. Ecco, quindi, cioè, ogni giorno ci deve essere un'emergenza. Insomma. Le emergenze hanno vari vantaggi per il potere, per le elite, in particolare quelle finanziarie. Uno, tengono le popolazioni sotto scacco, perché le popolazioni sono spaventate dalle emergenze e tendono a mettere da parte le problematiche che le affliggono ogni giorno, perché c'è l'emergenza che sovrasta tutto il resto, e accettano quindi misure da parte, provvedimenti da parte dei governi lesivi delle libertà individuali che altrimenti magari non avrebbero accettato così di buon grado, e questo è il primo vantaggio dell'emergenza. Il secondo vantaggio dell'emergenza è che appunto consente di pompare denaro, chiamiamolo pubblico o comunque debito, perché poi il tema del Consiglio d'Europa è quello anche, no? I bond di guerra, dopo i bond pandemici, dopo il recovery, che è una gigantesca operazione di indebitamento conseguente, secondo la narrazione, alla cosiddetta pandemia, adesso ci sarebbe quest'altra emergenza, quella bellica, che giustificherebbe l'emissione di bond comuni, di eurobond in Europa. E cos'è questo eurobond? Intanto è indebitare ulteriormente gli stati e consentire di trovare risorse finanziarie da pompare nei sistemi finanziari e nelle lobby economiche, in questo caso parliamo di quelle delle armi, ovviamente del famoso complesso militare, industriale e politico. E il terzo vantaggio delle emergenze è quello di appunto introdurre legislazioni emergenziali, che a questo punto non sono più emergenziali, ma sono già stato di eccezione dentro il quale noi ci troviamo ormai da diversi anni. Allora,
cosa porta con sé l'emissione di debito comune? Questo è un tema secondo me interessante da approfondire. L'emissione di debito comune giustificato dall'economia di guerra dentro la quale le von der Leyen, i Macron e i Gentiloni ci dicono di essere, serve secondo me anche, oltre a tutte le cose che abbiamo già detto, a introdurre come un cavallo di Troia il prelievo fiscale diretto da parte dell'Unione Europea. Cioè fino a questo momento il prelievo fiscale è solo in mano agli stati nazionali. Io ritengo che queste manovre per arrivare al debito comune preludano, consentiranno, con il tempo ovviamente, ma neanche poi tanto, di arrivare ad un prelievo fiscale diretto sulle popolazioni europee da parte dell'Unione Europea stessa, che ne ha un disperato bisogno. Certo, Armando ha introdotto un tema molto molto interessante, ti chiedo una valutazione magari possibilmente sintetica, perché dopo vorrei ritornare a parlare del Consiglio Europeo che si è tenuto ieri. Sì, mentre Davide parlava mi viene in mente un libro di Trotsky, che ho citato anche nel mio libro, che è Rivoluzione Permanente. E leggendo questo libro di Trotsky, scritto negli anni 30, anni 40, adesso non ricordo con esattezza, diceva che c'era bisogno sempre di crisi permanenti. La crisi permanente comporta che cosa? Comporta la rivoluzione permanente. Scusami Armando, no, la crisi permanente, una narrazione di crisi permanente, direi, sì, no? Sì, certo, una crisi... Ecco, sempre dire, secondo me è fondamentale, perché ecco, una narrazione permanente di crisi. Ma quello non è importante, perché come diceva Friedman, una crisi reale o percepita. Appunto. Perché poi gli effetti sono quelli, come diceva anche Klaus Schwab nel suo libro. Cioè, noi abbiamo scoperto che una pandemia ha gli stessi effetti trasformativi di una guerra. Quindi ecco, sono tutti strumenti innovativi per andare a rimescolare le carte e andare quindi a ridistribuire il reddito, quindi una contrazione delle risorse nei popoli e un accentramento, una concentrazione ulteriore in poche mani, nelle mani delle elite monetarie. Quindi leggendo questo libro di Trotsky mi veniva da ridere, tra virgolette, perché in realtà tutte le fasi che abbiamo visto, le crisi, poi il discorso del rinnovamento dell'amministrazione pubblica, sono tutti passaggi che noi, che vediamo oggi nell'Unione Europea, li ha già scritti Trotsky negli anni 40. Certo. Senti Davide, allora, sono abbastanza sicuro che stiamo inviando un segnale molto chiaro, non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Scholz, riporto il virgolettato. Putin ha sbagliato i calcoli se ritiene che non saremo in grado di sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e l'utilizzo dei profitti degli asset russi immobilizzati è un piccolo ma importante elemento fondamentale. Ha detto proprio in preparazione del Consiglio Europeo, proprio Olaf Scholz, quindi l'altro ieri. Ecco, come si possono commentare queste parole? Aria fritta. Per quello che riguarda l'utilizzo dei beni di proprietà di cittadini russi all'estero o perlomeno la confisca dei profitti derivanti da questi capitali, quindi per esempio gli interessi, non li chiamo un extra profitti, ma credo che si riferiscano agli interessi prodotti da questi asset congelati, è una chiara violazione dello Stato di diritto che comporta una perdita ovviamente di credibilità molto pesante da parte degli stati che operano un'operazione di questo genere. Quali saranno da adesso in avanti le persone appartenenti e anche le istituzioni appartenenti a stati esteri che si fideranno di tenere in deposito i propri beni, i propri capitali nei paesi europei? Nessuno lo farà più di fronte a un'azione di questo genere. Questo quindi dice anche il tratto autoritario, illiberale di questi provvedimenti, e dice anche, secondo me, un po' della disperazione della quale si è preda. Dicevo aria fritta perché i proclami bellicisti di Macron, di Scholz, della von der Leyen, sono, non trovano riscontro nella realtà. C'è un sito che secondo me è il migliore in Italia per avere informazioni su questi temi, che si chiama Analisi Difesa, che è diretto da un analista molto bravo che è Gianandrea Gaiani, che
diciamo, fa analisi che non sono né putiniane né antiputiniane, sono lucide, riporta dei dati di realtà. E da questo sito ho ricavato una serie di informazioni che credo siano interessanti per valutare la credibilità di questi proclami bellicisti e per farsi capire che invece probabilmente dietro hanno finalità diverse, che sono probabilmente quelle economico-finanziarie di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Allora, intanto diciamo che negli ultimi 2 anni la NATO, l'Unione Europea hanno fornito all'Ucraina 14.000 volontari che la Russia definisce mercenari. E dice, fonti russe dice che di questi 14.000, 6.000 sono stati uccisi in combattimento, tra cui 33 italiani, dei 90 complessivi che erano presenti in Ucraina con questa dicitura volontari barra mercenari. Allora, se tu, diciamo, fai dei proclami bellicisti nei confronti di una potenza nucleare come la Federazione Russa, è interessante andare a vedere quanto questi proclami bellicisti si reggano su dati obiettivi dal punto di vista della potenza militare di chi fa questi proclami. Allora, la Francia, che è in prima fila da questo punto di vista, Macron è in questo momento, dopo aver fatto il ragionevole, colui che diceva che bisognava trattare con la Federazione Russa, adesso ha preso una postura completamente diversa della punta di lancia invece dei più aggressivi, dei più offensivi, tant'è che appunto, come dicevamo prima, preannuncia anche l'invio di truppe militari francesi su suolo ucraino. Scusami Davide, perché questa va detta, ieri si è fatto ritrarre Macron in una situazione, no, pugilistica dove colpisce, no, con sguardo molto duro, sì, sì, il sacco, no, d'allenamento, e il mainstream ci fa sapere che questo è un messaggio che Macron vuole inviare a Putin. Ecco, io lascio le considerazioni di ognuno di voi. Ecco, giusto per dire, scusami, ti lascio proseguire. No, prego. Allora, Macron è in difficoltà con l'apparato militare della sua nazione già dal 2021, perché è in forte aumento il fenomeno delle dimissioni di personale militare esperto, quindi personale militare esperto, perché sappiamo che noi siamo tutti eserciti professionali, questi che si dimettono con scarsa adesione all'arruolamento di nuove reclute. Cioè, si perde, nell'ultimo anno si è perso qualcosa come 1500 unità esperte. Fonti militari francesi fanno sapere, ad esempio, un altro tema, che le forze ucraine, per resistere ai russi, non per vincere la guerra, dovrebbero arruolare 30-35 mila nuovi coscritti al mese, questo lo dicono forze militari francesi, non per vincere la guerra, ma semplicemente per resistere. Nel maggio del 2022, un rapporto della Commissione di Difesa del Parlamento francese dice che le riserve di armi e munizioni delle forze armate francesi sono del tutto inadeguate a far fronte a un conflitto convenzionale. Praticamente, per ricostruire gli arsenali di armi e munizioni francesi, che appunto sono andate in parte, in buona parte anche in questi anni, a sostenere lo sforzo bellico ucraino, richiedono non meno di 3-4 anni, dice questo rapporto, e una spesa di 6-7 miliardi di euro. E si consideri che le forze armate francesi sono le meglio equipaggiate in Europa. Quindi questo è il quadro. Ma andiamo alla Germania, che è l'altro pezzo forte, non dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico dell'Unione Europea. Non riuscirà a raggiungere l'obiettivo del 2% delle spese militari in rapporto al PIL, che la Commissione Difesa del Bundestag l'ha reso pubblico un giornale autorevole come Der Spiegel, riportava un brano dove l'allora ministro della difesa ammetteva che le forze armate tedesche possono assolvere solo in misura limitata i compiti che sono assegnati in ambito NATO. Figuriamoci quindi fare una guerra. Nell'agosto 2023, appunto, il Ministero della Difesa del governo tedesco ha rinunciato a raggiungere il 2% del PIL delle spese militari rispetto al PIL, e pochi giorni fa il rapporto 2023 redatto dalla Commissione Difesa del Bundestag ha rivelato che le forze armate tedesche sono carenti di personale e di materiali e di infrastrutture che sono fatiscenti. Andiamo fuori dall'Unione Europea,
vediamo la Gran Bretagna, che non ne fa più parte dell'Unione Europea, ma comunque diciamo è considerato comunque uno Stato europeo, e anch'esso ha una postura molto bellicista fin dall'inizio nei confronti della Federazione Russa. Anche le forze armate di Sua Maestà hanno questo problema di scarse adesioni di nuovi arruolamenti invece di perdita di personale militare esperto, anzi è stato calcolato che è stato raggiunto il minimo storico di militari nella storia delle forze armate britanniche, cioè in questo momento c'è il minor numero di militari di professione che ci siano mai stati nella storia della Gran Bretagna. Hanno difficoltà, oltre che per la carenza di truppe, sono insufficienti gli stanziamenti finanziari per l'ammodernamento delle forze, delle armi, degli armamenti veri e propri, e in un rapporto che è stato diffuso poco più di un mese fa, si dice che in caso di una guerra tra il Regno Unito e un avversario di dimensioni simili, le forze armate britanniche esaurirebbero le loro capacità dopo i primi 2 mesi di combattimento. Questa è la situazione. È inutile aggiungere che l'Italia e tutti gli altri paesi europei sono messi molto peggio. Ecco, allora, in un quadro di questo genere, perché vengono fatte queste dichiarazioni belliciste? Si pensa a coscrizioni di massa di persone che in Europa ormai da decenni non sono più neanche capaci di imbracciare un fucile? Sì. Questo è il tema. Armando, c'è stata un'analisi molto ampia, numeri, prego. Sì, io come dicevo ci sono anche altri elementi, secondo me questo è molto importante, l'analisi che ha fatto Davide, perché ci fa capire come in realtà si stanno facendo i conti senza l'oste, perché queste persone parlano a vanvera, forse sanno quali sono i loro limiti militari, ma l'obiettivo qui forse è quello di creare la nuova crisi, come dicevo prima, reale o percepita. Ora reale non è possibile, tutti sanno che ci sono anche per esempio in Ucraina, adesso vogliono abbassare l'età della leva, quindi stanno cercando disperatamente soldati, perché anche i soldati ucraini si sono dispersi. Quindi ecco, c'è questa mancanza. Poi ricordiamo che fino anche a qualche anno fa il caso dei soldati ucraini che dovevano tradurre il manuale di istruzione dei missili con Google Translator. Questo ci dice, ci fa capire, ecco, come stanno messi. E poi anche qui noi, l'Europa non ha più quella capacità militare che aveva prima, un po' perché l'ha dismessa, un po' perché l'ha mandata in Ucraina, quindi però sappiamo che la Russia ha delle capacità molto elevate, quindi io concordo che si tratta per lo più di un bluff, ecco, un bluff a cui oggi siamo già abituati, anche perché questi politici un giorno dicono una cosa, un giorno ne dicono un'altra. Ricordiamo anche la posizione di Scholz, che aveva già contraddetto Macron quando parlava di invio di truppe, quindi sulla non fattibilità di questa cosa. Sì, Armando, è un bluff molto pericoloso, però qui si sta giocando con no, il fuoco, con le tanche. Guarda, Carlo, io credo che dobbiamo sempre ricordarci chi è Macron, perché Macron è l'uomo dei Rothschild che fanno i suoi giochi. Mi ricordano un po', diciamo così, le esternazioni di Bassetti, no? Che un giorno diceva una cosa sul Covid, poi il giorno dopo diceva l'esatto contrario. Ecco, stiamo a questi livelli, secondo me. La ma adesso si sta allenando, si sta allenando a box adesso. Sì, poi ecco, c'è una cosa, una notizia molto interessante che non credo che sia apparsa sui media nostrani, il fatto che Bergoglio si sia congratulato con Putin per la sua elezione al presidente russo. Ricordiamo che Bergoglio è sempre stato filo ucraino, nel senso che ricordiamo quando baciò la bandiera di Maidan, no? Quella dei filo nazisti, eccetera, aveva questo atteggiamento un po' kissingeriano, cioè quello di mantenere un certo equilibrio. Ora, questo equilibrio sembra che stia riemergendo, perché mentre prima parlava sempre solo di martoriata Ucraina e dei russi come aggressori, adesso addirittura ultimamente, a parte di congratularsi con Putin, ma anche diciamo lanciato la sua proposta, cioè ha detto agli ucraini: arrendetevi, basta, quando non si può più andare avanti, arrendetevi e fate un armistizio con i russi a loro condizioni. E poi ecco, questa sua uscita ultimamente con queste congratulazioni potrebbe far pensare che ormai
gli equilibri stiano cambiando, lo sappiano bene tutti, e lo sanno bene anche i politici di Bruxelles, i burocrati di Bruxelles, che forse fino all'ultimo momento dovranno giocare con la maschera solida. E c'è un'altra cosa molto interessante che mi ha colpito di questa notizia, che è stata data da Ria Novosti, e dice appunto che il Papa si congratula con Vladimir Putin per la sua elezione, e a fare da portavoce è un certo Sebastianov, che è il capo della comunità mondiale dei vecchi credenti. Vecchi credenti è, potremmo definirla una, tra virgolette, setta di matrice ortodossa protestante, che uscì fuori dall'ortodossia per alcune variazioni liturgiche e cose varie. Desta un po' perplessità, perché notiamo che il contatto, il ponte con la Russia non è Kirill e la Chiesa ortodossa, ma Bergoglio preferisce appunto questa confederazione di vecchi credenti che è fuori dall'ortodossia, ecco, diciamo così, russa. E lo stesso Bergoglio sembra che, secondo le parole di questo nuovo portavoce, che vede e proponga il Vaticano come una piattaforma internazionale che potrebbe sostituire alcune funzioni delle Nazioni Unite. Ora, questo è ancora da vedere e da interpretare, però tempo fa ricordo che c'erano alcune voci che parlavano di una possibile entrata del Vaticano nei BRICS o di un avvicinamento. Ecco, non sappiamo se questa proposta bergogliana, cioè di usare il Vaticano come piattaforma internazionale al posto delle Nazioni Unite, sia da leggere in questa chiave, quindi come un avvicinamento ai BRICS e quindi anche alla Russia di Putin, oppure sia un tentativo di soppiantare le Nazioni Unite e rendere il Vaticano il nuovo centro di comando del nuovo ordine mondiale. Non sappiamo, ma i fatti, diciamo, che avverranno ci daranno maggiore luce. Certo, questo ulteriori tasselli per far capire e rendere l'idea di quanto complessa, complicata, intricata è la situazione internazionale in questo momento. Senti Davide, al Consiglio europeo di ieri, cosa è stato deciso? È stato deciso qualcosa? Hanno buttato, come si dice calcisticamente, la palla in fallo laterale? Ci sono le europee a giugno, Sì, quindi, infatti hanno detto... Quello è il comitato di pietra nelle manovre delle cancellerie europee, no? Le elezioni europee di giugno sono il comitato di pietra, Infatti sarà la prossima commissione che poi dovrà procedere eventualmente su questi temi, come i bond, gli eurobond di guerra. Ecco, guarda caso, dopo le elezioni, prima fanno votare. Sì, intanto cominciano a creare il clima emergenziale, no? Che io credo crescerà, si intensificherà nei prossimi mesi. Aggiungo anche questo, che la valutazione, adesso fino a questo momento abbiamo fatto analisi, diciamo così, fredda, no? Ma una considerazione va fatta, voglio dire, questi politici e che ci espongono a questi rischi, che ci usano questa narrazione in maniera disinvolta. Insomma, in Europa non siamo più abituati da decenni a sentir parlare con questa disinvoltura di guerra, di abituare i civili, di cominciare a abituare i civili a misure che sono quelle di un'economia di guerra, ma anche di misure di guerra. Stamattina su alcuni giornali si parlava di dotare i civili di pillole di iodio contro le radiazioni, cioè mi sembra veramente di tornare alle narrazioni terroristiche della tragica farsa pandemica. Adesso ancora l'intensità ovviamente non è quella, anche perché terrorizzare le popolazioni fino ad avere il consenso che hanno ottenuto con la tragica farsa pandemica non sarà facile su questa partita, però lo schema, il copione, il binario è esattamente quello. Allora, che tipo di giudizio noi possiamo dare su politici di questo genere? Che invece che lavorare per mettere in sicurezza in maniera stabile e duratura i confini orientali dell'Europa lavorano in questa direzione. Che tra l'altro nel lavorare in questa direzione non si sono neanche preparati, perché vuol dire che c'è questo problema con la Federazione Russa, è così da tanto tempo. Cioè la Federazione Russa dal 2006-2007 che segnala il suo
la sua preoccupazione e il suo non gradimento dell'espansione della NATO verso i confini orientali. È dal 2014 che c'è la situazione che c'è con l'Ucraina, e dal 2014 ci dice Stoltenberg che vengono addestrati i soldati ucraini per un confronto militare con la Federazione Russa. Quindi se esiste un pericolo russo, come loro ci dicono, non è nato certamente ieri. Allora, da un lato non hanno fatto nulla, i dati che vi ho illustrato poco fa ci dicono che non è stato fatto nulla per rafforzare militarmente l'Unione Europea, e però allo stesso tempo ci portano dentro una situazione di tensione così pericolosa, come giustamente sottolineavi tu poco fa. Ecco, allora che tipo di classe dirigente è questa? A che logiche risponde? A che interessi risponde? Io credo che anche chi segue pedissequamente le narrazioni mainstream debba cominciare a chiederselo, e mi pare che cominci a chiederselo questo. Ecco, questa è la cornice. Siamo di fronte a una classe dirigente o inadeguata o che risponde a logiche centrali esterne a quelli che dovrebbero essere gli interessi nostri, o entrambe le cose forse anche. Questa è la situazione dentro la quale ci troviamo e che ci deve, come posso dire, per fortuna io mi accorgo, anche se tante volte cadono le braccia quando parli con qualcuno che invece è imbevuto di questa propaganda da quattro soldi, però è crescente, sono crescenti le fette di popolazione che non si fidano più di queste narrazioni. Quindi queste continue crisi, questo continuo stressare le opinioni pubbliche, sta comunque provocando l'effetto del risveglio di un numero crescente di persone. Questo è un dato che io credo sia ormai fuori discussione. Certo. Armando, si domandava Davide che tipo di classe dirigente c'è in questo momento in Occidente e in Europa nel caso nostro. Guarda, io che non vedo più politici con la P maiuscola sono ormai decenni. Davide molto elegantemente diceva o sono mediocri o sono corrotti, o tutte e due. Io ho sempre detto che sono tutte e due, perché più c'è mediocrità, maggiore la facilità di corrompere. Cioè avere politici che vantano titoli che in realtà poi non hanno, addirittura mettendo curriculum alterati sul sito della Camera, o che hanno una terza media presa tra il lusco e il brusco, oppure ecco, che credono che ci sia il mare in Afghanistan, o che fanno altre cose, dicono altre fesserie, senza neanche avere un briciolo di vergogna, è chiaro che questa è gente che sta lì, gente mediocre. Perché? Perché attraverso la loro mediocrità loro obbediscono. Ricordo che c'era un documentario tempo fa. Li rende anche più vicini alle persone, no? Al popolo, no? Perché la mediocrità la gente si consola quasi quasi. Insomma, dipende, perché se il mediocre sta al posto di comando e la barca va a fondo, insomma, poi se ne risentono. Io ricordo che tempo fa uscì un reportage proprio sulle lobby, il processo di lobbying sui burocrati europei. Addirittura questi ricevono le proposte di legge già scritte, neanche le devono scrivere, fanno copia e incolla. Ricordo che qualche mese come fa, la stampa mainstream fanno i copia e incolla, come la stampa mainstream fanno tutti i copia e incolla, insomma, adesso. Sì, ma il problema sai qual è, Carlo? Quando questo copia e incolla va a finire poi nei white paper. Pensa per esempio al governo di Sua Maestà, che nel 2021 ha fatto due o tre white papers, no? In cui prendeva le frasi dal libro di Klaus Schwab e diceva: noi faremo in Inghilterra questo, questo e questo, per la quarta rivoluzione industriale, identità biologica, fisiologica, eccetera. Ma tutte queste cose copia e incolla proprio i concetti chiave di Schwab. Quindi se non ci fosse questa classe politica mediocre, non sarebbe possibile alle lobby infiltrarsi e trasformare la democrazia in una democrazia totalitaria, perché come insegnava Tommaso d'Aquino, la democrazia se non viene gestita bene, se non c'è una base etica, filosofica, morale dietro, diventa poi demagogia. E noi questo passaggio da democrazia a demagogia l'abbiamo già visto, e ora siamo alla fase della democrazia totalitaria, dove c'è ancora la maschera cadente che si sta squagliando della democrazia, ma il totalitarismo si manifesta attraverso proprio quelle che erano una volta le istituzioni democratiche.
Sì, dicevo prima, ci abbiamo proprio ultimo giro di analisi. Dicevo prima che Armando, che le elezioni europee sono il convitato di pietra, no? In questo periodo qua, nella postura, nelle cose che dicono e che fanno o che dicono di voler fare le varie cancellerie, i vari politici. Che scenari si prospettano secondo te a giugno con le europee? Che tipo, come andranno queste consultazioni? Non so fare previsioni a riguardo, anche domanda un po' ingenerosa. No, ma è proprio a causa della natura delle persone che stanno lì, perché vedi, sono delle persone così mediocri che fanno l'interesse non della nazione da cui vengono e neanche del continente, ma ad uso e consumo delle lobby. Quindi se c'è una crisi oggi e qualcuno arriva e deve guadagnare, lobby che poi si muovono tutte sempre nello stesso contesto metapolitico, cioè l'atomistico. Quindi noi stiamo assistendo oggi a una guerra tra bande. Quindi abbiamo quelli che sono, io ho definito nel libro, i gnostici estremisti versus gnostici moderati, ma in realtà la matrice è sempre quella. Quindi avendo queste persone che come bandiere al vento cambiano posizione dalla sera alla mattina, è difficile anche cominciare a pensare a parametrare le equazioni, e diventa un lavoro molto difficile. Quindi quando hai personaggi di questa tara, si naviga a vista. Sì. Davide, cosa avverrà a giugno? Allora, al di là del fatto delle posizioni personali di ognuno sul voto, non voto, eccetera, secondo te la percentuale di votanti sarà in linea, diciamo, almeno con le più recenti elezioni, anche, parliamo proprio di quelle europee, magari potrebbero aumentare, diminuiscono? Io prevedo un aumento dell'astensione. Un aumento dell'astensione? Sì, credo di sì. Io dico anche questo, che i politici si dovrebbero giudicare, cosa che invece noi non siamo abituati a fare, secondo me sulla base di un criterio molto semplice. Quando sono politici che dividono, che creano divisioni, che scindono quello che è integro, sono pessimi politici. Sono persone che creano odio, divisione, l'abbiamo visto dal 2020 in avanti, è stato tutto così, e sono personaggi pericolosi. I politici in circolazione in questo momento non è che ne veda tanti, che invece uniscono, quelli che tendono a unire ciò che è polverizzato, questi sono dei buoni politici, e difatti non ne vedo in questo momento. Prevalgono nettamente coloro che sostengono il divide et impera, quelli che vogliono dividere addirittura le loro popolazioni all'interno, cosa che abbiamo visto durante la farsa pandemica, no? La divisione, l'odio verso una parte della popolazione, l'esclusione di questa, tutto ciò che divide ed esclude è diabolico, proprio etimologicamente parlando, prima ancora che esotericamente parlando. E noi siamo di fronte a politici di questo tipo, non ci si può assolutamente fidare. Quello che noi vediamo, e concludo, è che tutte queste emergenze non solo provocano appunto il restringimento delle nostre libertà individuali, ma sono uno spostamento di ricchezza dall'alto verso il basso, sono il prelievo della nostra ricchezza privata e dell'indebitamento che costoro fanno impunemente sulle nostre teste, per trasferire questa ricchezza a entità multinazionali che sono un tutt'uno con lo Stato. La campagna di vaccinazione è stata il più grande spostamento della storia di denaro prelevato dai contribuenti, contribuente è uno che contribuisce di sua volontà, qui non siamo di fronte a dei contribuenti, insomma, denaro prelevato a forza, più debito, trasferito alle lobby del farma, alle grandi compagnie farmaceutiche. L'emergenza climatica è prendere denaro dai cittadini e indebitarli per trasferirli a determinate aziende, a determinate lobby che su quello prosperano, sul cambiamento così climatico prosperano. Adesso la stessa cosa viene con l'emergenza bellica. Si prende denaro, si indebita e lo si trasferisce all'industria degli armamenti. Questo è un meccanismo che io penso che ormai anche il più ottuso
e allineato degli elettori, dato che si parlava di elezioni europee, dovrebbe comprendere. Dovrebbe comprendere. Senti Armando, quando, soprattutto nel passaggio di Davide, quando ha parlato che i politici di adesso in una fase come questa, che proprio puntano a dividere, sono, non so se ricordo bene, diabolici, hai detto, no? Mi sembra. Sì. Ecco. Etimologicamente il diaballo è colui che divide. Certo, volevo Armando lasciarti proprio, se ce l'hai in estrema proprio sintesi, un concetto per chiudere e commentare questo, visto che appunto ho visto in te un grande cenno d'assenso, così ti lascio la chiusura, visto che era da parecchio tempo che non eri qui al Vaso di Pandora e sono molto contento che sei ritornato in questa occasione. Se hai un concetto molto semplice proprio per chiudere. Concordo con quello che ha detto Davide, il diaballo è quello, è anche un entrare a gamba tesa per rompere, è un mettersi di traverso, rompere l'unità. L'unità è qualcosa di importante. Mi viene in mente il libro che è uscito da poco, Life, di quel giornalista, libro intervista a Bergoglio, e con rammarico, con profondo rammarico, ho letto che Bergoglio ha ribadito che chi non accettava il vaccino era un negazionista suicida. Quindi io potevo capire, no, si poteva capire e forse anche essere clementi con lui, dice poverino, non sapeva che. Ma oggi con tutti i dati scientifici che abbiamo da tutte le nazioni, ribadire una cosa del genere è altamente diabolico. Grazie ad Armando Savini, ben ritrovato qui al Vaso di Pandora, economista e saggista, a presto, grazie. A voi, grazie. Grazie a Davide Rossi, grazie a Davide. Alla prossima. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori. Thank you.